Buongiorno a tutti, sono qua di nuovo insieme a voi per realizzare insieme dei piccoli bicchieri ricoperti con una fibra naturale e niente, da appoggiare poi sul vostro tavolo che poi alla fine del pranzo o della cena potete regalare ai vostri amici. I nostri materiali di oggi è principalmente questa cosa divertente che è un fieno che si trova comunque in negozi che vendono articoli per animali. Poi abbiamo dei fiori che ho scelto un po' vari, quindi dalle bacche di perico a dei piccoli crisantemi ancora in germoglio, a delle rose arancio e ai garofani così a palletta chiamati pompon. Poi ho portato dei semplicissimi bicchieri che poi troverete nei negozi di casalinghi, biadesivo della raffia, la nostra spugna per i fiori e i nostri soliti utensili, quindi forbici, cesoie e un coltello e un rocchetto di fil di ferro. Andiamo a iniziare il nostro progetto. Allora, iniziamo oggi con queste nostre piccole composizioni. Prendiamo i bicchieri e cominciamo ad applicare dei pezzettini di biadesivo. In questo modo. Sto facendo questo proprio perché, siccome noi applicheremo il fieno a contatto con il vetro scivola e quindi noi gli diamo maggiore resistenza. Ecco qui, togliamo la pellicola. Ora prendiamo il nostro fieno, cerchiamo di fare, ecco, dare una forma di una striscia, in questo modo. Perfetto. Prendiamo il bicchiere e addossiamo il fieno al nostro bicchiere così, in questo modo. Cercate di coprirlo tutto quanto. Se vi mancano dei pezzettini li applicate così sopra. Prendiamo il nostro rocchetto di filo, con un dito tenete il capo e cominciate ad avvolgere il tutto in questo modo. Così. Sicuramente all'inizio vi sarà un po' difficile perché il fieno vi scivolerà, ma vedrete che poi quando comunque ne fate altri sarà molto più semplice. Tagliate il filo e bloccate il tutto. Poi, siccome questi bicchieri saranno appoggiati sul tavolo, rifilate il tutto in questo modo, così. Vedrete che verrà una cosa più pulita.
Il bordo lo lasciamo così proprio per darci l'idea di un piccolo covone, ok? E questo lo mettiamo qua. Adesso realizziamo gli altri. Ecco qui. Allora, i nostri tre vasetti sono pronti, diciamo, come base. Vedete, quindi il vetro non si vede più e abbiamo realizzato come se fossero dei piccoli covoni, in questo modo. Adesso non ci basta che di inserire la nostra spugna e tagliamo dei piccoli pezzetti, così, in questo modo, e li inseriamo nei nostri bicchieri, in questo modo così. È un lavoro semplice e sono anche comunque dei materiali che potete trovare subito all'istante. Andate in un negozio, comprate il fieno e poi i bicchieri tanto li avete a casa. Poi la spugna, tenetevela sempre un panino di questo materiale in casa, perché potrà sempre servirvi, se vi piace poi questo tipo di decorazione, di lavoro. Allora, adesso non ci resta che mettere i nostri fiori. Iniziamo con una rosa arancione, e le inseriamo. Io vi consiglio sempre di il progetto che fate, il lavoro che fate, di metterlo di fronte a voi e di farlo in sequenza, perché vi risulterà più facile, lo farete comunque tutti quanti uguali e perdete meno tempo. Le nostre bacche di perico. Quando realizzate le composizioni, cercate di farlo sempre, come vi ho spiegato anche altre volte, a gruppi. Ogni gruppo di fiore deve essere a sé. Prendiamo questo fiore particolare che è una protea. Mettiamo qui. Il nostro garofano. Avanti. Prendiamo questo che è un crisantemo particolarissimo, un crisantemo olandese che è ancora in gemma, e con questi piccoli rametti cerchiamo di rifinire il tutto, dando poi conclusione alla nostra composizione, un po' per andare a nascondere questi piccoli buchetti che si sono formati in questo modo. Adesso prendiamo i nostri fili di raffia e andiamo un po' a concludere questi piccoli cadeau. E lo chiudete in questo modo, così. La cosa carina che potete fare, se volete, anche prendere un piccolo cartoncino, ci fate un buchetto e ci scrivete il nome oppure un pensiero carino per un vostro amico o vostra amica. Ecco qui, i nostri piccoli covoni sono pronti e basta soltanto appoggiarli in mezzo al nostro tavolo e vedete che saranno molto apprezzati per la loro originalità.
Eccoci qua, arrivati al momento un pochino più romantico, quello delle mie chicche. Oggi vi racconterò un po' la storia del glicine in fiore. Questa pianta è una pianta diffusa sin dall'Ottocento sia in Cina che in Giappone. Infatti i cinesi e i giapponesi, per loro questa pianta era un po' l'emblema dell'amicizia tenera e reciproca. Ogni famiglia, sin dai tempi antichi, anche avendo un piccolo pezzetto di terra vicino alla loro casa, voleva coltivare il glicine, proprio per questo significato sull'amicizia. Ci sono stati per esempio dei racconti che vedevano gli imperatori giapponesi che nei loro grandi viaggi, quindi con i loro tesori, tutti i loro poteri, trasportavano anche delle piccole piante di bonsai del glicine, proprio per trasmettere un'amicizia al paese dove loro andavano. La caratteristica del glicine è anche quella di avere un nettare molto dolce, quindi è attirato moltissimo dalle api che producono il miele. Infatti nel greco glikis significa molto dolce. Allora, stavo aspettando i miei amici, quindi mi sono messo un pochino a leggere. E il progetto che ho fatto oggi è una cosa molto sfiziosa e vedrete che comunque piacerà moltissimo e saranno molto, molto contenti. La cosa che volevo dirvi è che utilizzando questi prodotti naturali, questi materiali naturali, si riesce a volte a dare un'emozione in più, perché comunque sono cose della natura e quindi colpiscono sempre, credetemi. E poi la cosa importante è che le prossime volte vorrò comunque insegnarvi a creare sempre nella stessa tipologia ma con materiali differenti. Poi lo vedremo insieme. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Children in a garden.